Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Andy Herschel le ha detto di prendersi cura della sua salute. L'allenamento pesante di Karen Bursin ha portato a una brutta fine. L'ernia di Karen Bursin sta peggiorando. Sul suo stato di salute si sono recentemente apprese cose molto preoccupanti. A Bursin è stata diagnosticata un'ernia del disco il mese scorso. L'ernia lombare è il nome di un'infiammazione cronica che si verifica a causa dell'indebolimento del corpo. I sintomi di un'ernia del disco includono dolore, crampi a breve termine, sensazione di trazione e immobilità. L'ernia del disco è un grave problema di salute che limita i movimenti. Bursin insiste nel seguire i consigli dei medici sul trattamento e sulla prevenzione. Metodi di trattamento come movimento quotidiano limitato e uso regolare. È consigliata la fisioterapia. Bursin cerca di ridurre il dolore e migliorare le tue condizioni in base al regime di trattamento. Tuttavia, questo potrebbe non essere possibile per la tua vita attiva. Penso che Karen stia cercando di mettersi al passo con molte cose nella recitazione. E la scrittura è alquanto negligente riguardo alla sua salute. In queste malattie, prima di tutto, vengono applicati i trattamenti abituali e, se del caso, nessun risultato, l'operazione è stata eseguita. Karen è molto giovane e porta immediatamente questa situazione in sala operatoria. Mi ha fatto pensare che si trovasse in una situazione alquanto rischiosa. Dovrebbero essere prese misure per prevenire l'ernia del disco. L'esercizio dovrebbe essere fatto regolarmente per rafforzare i muscoli della schiena. Inoltre, varie tecniche di massaggio e fisioterapia possono essere utilizzate per rilassare il corpo. I medici possono anche formulare raccomandazioni per la prevenzione della perdita di peso. Riposare per uno stile di vita sano e ridurre la tensione e lo stress eccessivi. È molto importante dargli un sostegno morale e motivarlo nella sua lotta contro la malattia. Apprezzarlo e sostenerlo gli renderà più facile combattere la malattia. Stanno attraversando un periodo molto serio e non è una cosa facile da vivere. L'amore e l'attenzione sono la medicina più importante in questa malattia. Ma poiché le notizie di Ande sono all'ordine del giorno in questi giorni, non è così. Sembra piuttosto difficile per lui. Spero che tu esca da questa situazione con il minimo danno. Ande ha consigliato a Karen di prestare maggiore attenzione alla sua salute e di esercitarsi con più attenzione. Ma tu non sei più con te e Karen è solo quando è con qualcun altro. Vediamo se Karen avrà presto qualcuno nella sua vita. Era così nelle nostre notizie. Se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.